Salve a tutti, mi chiamo Daniela Ruia e presenterò un'opera intitolata Dante e Virgilio all'Inferno, in occasione del Dante Dì, il festeggiamento del settecentenario della morte di Dante Alighieri. L'opera è stata realizzata nel 1850 da William Adolphe Bouguereau, che è stato un pittore e docente francese, appartenente alla corrente dell'accademismo. Perciò la sua pittura è caratterizzata da una perfetta padronanza sia della forma che della tecnica, con una finitura di alta qualità che riesce ad ottenere grandi effetti di realismo. Per questo quadro l'autore attinge ad un breve episodio narrato da Dante nell'ultima bolgia dell'ottavo cerchio del suo inferno, dove sono puniti i falsari di metalli, di denaro e di persona, in base al principio della legge di contrappasso. Qui Dante e il suo accompagnatore Virgilio assistono con una sorprendente calma e sdegno alla zuffa tra due anime dannate, che sono rispettivamente Capocchio, eretico e alchimista, considerato da molti commentatori antichi compagno di studi di Dante, e morso al collo da Gianni Schicchi, la figura con i capelli rossi, il quale aveva usurpato l'identità di un uomo già deceduto per impossessarsi della sua eredità. Gianni Schicchi si scaglia su Capocchio, suo rivale, con furore, e tra i due contendenti si crea una lotta di muscoli, di nervi e di tendini. In secondo piano, sulla destra, è rappresentata una figura demoniaca che sogghigna. Sempre in secondo piano, l'artista ha intervallato una folla di persone nude che si arrampicano sui corpi, sperando di sfuggire. In questa tela c'è asprezza e forza. Bouguereau si abbandona ad una sorta di esplorazione dei limiti estetici, esalta le forme anatomiche e la mimica facciale, fino quasi a trasfigurarle. I colori utilizzati sono scuri sullo sfondo con un misto di rosso e marrone, colori analoghi all'ambientazione infernale. Al contrario, i due dannati sono raffigurati usando colori luminosi, così che risaltino maggiormente. Grazie a tutti per l'attenzione.